Diamo la linea al nostro Fabrizio Anselmo. Fabrizio, ci sei? Sì, ciao a tutti. Ciao Milano, ciao Zelig. Ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ciao. Allora, tu sei a New York? Sì, sono a New York. No, scusa, aspetta Fabrizio, ma hai letto? Perché hai dovuto leggere? Per essere sicuro. Ma come per essere sicuro? Va bene, come si sta a New York? Bene, grazie, bene. Senti, e com'è New York? New York? Sì. È bella. Beh, puoi dire qualcosina in più anche? È molto bella. Ma cosa fai? Legge... Sei giustamente segnato qualcosa, perché sì, certo. Sei un giornalista all'inglese. Sei un giornalista all'inglese? Grazie mille. Ah, era una domanda, non un complimento. Hai girato un po' per New York, Fabrizio? Sì, ho girato, sono stato... a Manhattan, sì. Sono stato a Brooklyn, Queens, Central Park, Harlem, Bronx, some that kind of square there. Non ho capito tutte, io essere sincero. Dove, in che zona ti trovi adesso? E sono appena fuori la 7th Avenue. Dove, scusa? Appena fuori la 7th Avenue. Non mi sembra, ora non voglio dubitare troppo. Excuse me, can you come here? I'm sorry. Can you please tell us immediately in this moment the position precisely in which we're dwelling right now, please? Thank you so much. Vergogna, vergogna, vergogna. Va bene. Ecco, visto? Siamo a New York. Bene. Bene. È proprio la città che non dorme mai, eh. Sì, io, lo penso anch'io. Toglierei già il collegamento io. Senti, in che locale ti trovi? Ti abbiamo mandato in giro per dei club di New York per capire come si ride a New York. Come si chiama il locale dove sei adesso? Allora, il locale si chiama Place Where People Have A Lot Of Real Fun and Laughs Out Loud A Lot Because they're in New York City and that is the Big Apple, yo. Ok. Yo quindi è New York. Esatto. Si dice andiamo allo Yo stasera. Allora, loro dicono sì, così. Qui lo chiamano Yo, sì. Certo, vedi che ho capito subito la cosa. Dove mettono anche i pantaloni a stagionare sulla tua sinistra? Sì, saltuariamente capita. Sì, bello, bello. Ma oh, che schifo, cazzo. Ma faceva ambiente. Sì. Bello, sarà un 36 mesi quello, È come i prosciutti, quello con lo scrocchiarello. Sì, dopo sì. Va lì col tassello. Senti Fabrizio, vedo che stai già ridendo molto. Dici una delle battute più famose di questo di questo club. Volentieri, allora la battuta più popolare qui a New York è A fucking guy enters in a fucking coffee, fucking splash. Beh, è apprezzato. A me fa veramente molto ridere. Voglio, sì, senti, voglio, io non riesco a non guardare sti cazzo di jeans. Ma scusa, sì. Puoi tradurre per quelli che non conoscono sì, l'inglese? Sì. Allora si traduce, un amabile signore entra in un amabile caffè, inondazione. Inondazione, perfetto. Va bene, senti, un ultimo commento, come ti sei trovato a New York? Bene. Va bene. Abbiamo speso bene i nostri soldi, direi. Lo penso anch'io. Sì. Va bene, allora saluta a tutti come saluterebbe un abitante di New York. Attento! Stanno scippando i jeans. Che succede? Attento, la sinistra, hanno i pantaloni. Ma qui a New York rubano, Lo fanno. Va bene, saluta come saluterebbe un abitante di New York. Yo, take care and see you the next time here in New York City, which is the Big Apple. Yo. Va bene, ciao Fabrizio, grazie. Ciao, attenti i pantaloni. Vergogna. Togli il collegamento, grazie.